vuole anche in qualche maniera prendere la parola sulle politiche urbane, su che cosa stiamo facendo. Sicuramente propongo un tavolo, sicuramente qua sono presente perché Andrea Fumagalli, sicuramente propongo un tavolo lavoro che è urgentissimo, collegato a tutti i nostri problemi, ma anche un tavolo politico urbano immediato, nel senso che siamo tra l'altro una città che ha elaborato il peggior piano urbanistico del mondo, che era il PGT di Mazzaroli. Adesso Pisapia, la giunta Pisapia lo sta modificando, ma entro certi limiti, perché non può fare moltissimo. Quando parliamo di beni comuni, parliamo di che cosa significa avere una città come bene comune, che cosa significa avere lo spazio pubblico, spazio comune, eccetera, eccetera. Definire tutte queste cose, una città come questa è un'occasione straordinaria, quindi noi possiamo da questo far partire un'enorme elaborazione politica su che cosa significa. Quindi io, ecco, almeno stabilirei questi altri due o tre tavoli politici urgentissimi. Ciao a tutti, io sono Elia del collettivo Labout della Statale di Milano. Allora, io prima di tutto trovo la discussione veramente ricca e veramente bella, anche ed è, teniamo presente che il Pan Rosso è questa è una città dove diciamo più di un terzo della ricchezza prodotta viene prodotta da attività che fanno parte con i lavoratori della conoscenza, della cultura, ed è vero. Questa sala piena, vi dico per chi da anni riempie le facoltà, riempie l'università, eccetera, vederla così veramente è ossigeno, e ossigeno penso anche per questa città. Ossigeno anche per i conflitti di questa città, e ossigeno anche venire in un posto come questo. Giustamente prima si diceva di Gresti, Capella. Io ricordo che anni fa occupavamo uno studentato qui vicino, qua dietro, l'abbiamo visto dal tetto l'altro giorno, al tempo quando ci salimmo nel 2007 era il palazzo più alto qui intorno, ci facevamo le foto che guardavamo il Duomo. Oggi come oggi è il palazzo più basso. Uguale, invece no. Cioè si comunica con chi vive di fianco a te, anche dicendo ok, io non pago l'affitto di questo spazio, ma ti ridò qualcosa di dire, lo do in forma di sapere, lo do in forma di una presentazione. Fare che anche all'interno di quello che si è fatto in questi anni si è sempre chiamato autocostruzione, e parlando di autocostruzione qui la dimensione sale di parecchio, però a questo punto i materiali, i saperi, il lavoro, le persone, voglio dire, si sta mettendo in discussione tutto, no? È sembra una battuta andare a prendere le cose nei cantieri, ma come ogni processo qui una comunità che si riproduce ovviamente a tutti i livelli, e se vogliamo cambiare le cose qui non c'è non è un discorso di piccole e di grande, perché qui anche sul fare le cose, anche sull'autocostruzione, anche sugli orti e quant'altro, non stiamo facendo delle piccole cose ma stiamo facendo delle grandi cose, cioè la nascita di un nuovo nodo dentro la rete di tutte le iniziative, di materiali, di lavoro. Chiaramente noi costruiamo un circuito, no? Perché se innoviamo le categorie del lavoro, le categorie del lavoro perché realmente costruiamo, per cui se l'appello è rispetto alle migliaia di studenti e di lavoratori precari che dentro il Salone del Mobile vengono sfruttati, io credo che dentro i processi che stiamo sviluppando qui altrove, ma a partire da qui per la dimensione che la cosa assume, probabilmente i numeri di cui noi stiamo parlando, i processi concreti di cui noi stiamo parlando, sono paragonabili a quello che succede nel Salone del Mobile. Cioè io credo che probabilmente il fare le cose, dentro cui si fonda la politica dei beni comuni, di fare un altro discorso sull'immaginario del lavoro, sia oggi fondamentale, sia fondativo e non sia separato. Per il resto, su tutti i discorsi sulla città, il PGT, eccetera, su cui da anni ci stiamo battendo e su cui evidentemente rimando ovviamente a una discussione che potremo fare. Grazie.
Allora, io sono Andrea di Milano, lavoro sui temi della precarietà con la rete Santa Salve di Milano. È chiaro che questa nuova esperienza, questa nuova occupazione, che giustamente i compagni di Catania vorrebbero avere il tema occupazione.